Architetto Paolo Sorrenti, i lavori sono praticamente completati in Piazza Duomo. Ha un ricordo di questa piazza? Io da bambino giocavo, o perlomeno, per la precisione, quando venivamo a messa la domenica e colmavo la misura delle mie esuberanze giovanili in chiesa, mio padre mi portava fuori in piazza a sfogarmi. E qui mi incontravo con altri amici, però la piazza in Biella non è mai stato un luogo né di ritrovo né di divertimento. Si andava ai giardini pubblici, anche perché la piazza come tale con l'acciottolato non lo consentiva. Adesso invece è possibile. Il progetto realizzato che contempla questa pavimentazione, che è un misto fra la parte vecchia, quella storica, che poi storica relativamente perché all'interno della piazza risale al 1905 l'acciottolatura, con quella lastricatura che è stata fatta in pietra della Valle del Cervo di Sienite, si sia coniugato, diciamo, il richiamo al passato e la praticabilità e la fruibilità che senz'altro adesso c'è. Lei è soddisfatto dei lavori? Ma io personalmente sì. Sa che ci sono state molte critiche? Sì. La spaventano, l'hanno spaventata? No, anche perché ritengo che comunque nell'agire umano si accontenta una persona e se ne scontenta un'altra. Ecco, ci ricorda la genesi della piazza, dei lavori? Partiamo dal 1997, quando il capitolo, di concerto con l'amministrazione pubblica, pensò di dare una diversa sistemazione alla piazza. Si cominciò con quella che adesso si chiama Piazza Monsignor Rossi, che è quella del Battistero, in cui si scelse una linea, chiamiamola più filologica, del mantenimento dell'acciottolato per valorizzare il Battistero, che è un grande monumento in Biella, è un significativo. Tecnicamente qual è stata una delle difficoltà principali nella realizzazione dei lavori, nella progettazione della piazza? La presenza di possibili reperti archeologici sotto? No, non tanto, anche perché per quanto possa sembrare all'opinione pubblica che noi brancolassimo nel buio, era molto chiaro quello che avremmo trovato, anche perché fu fatto all'inizio una ottima indagine di tipo archeologico su tutti i documenti catastali, quindi noi sapevamo quello che avremmo trovato. È chiaro che, non avendo il registro dei morti, non sapevamo quante tombe avremmo trovato. Di epoca romana, giusto? Diciamo in periodo medievale sono. Una particolarità che usavano ancora dei laterizi romani, ecco, però con questo non vuol dire di epoca romana, erano riutilizzati, era un materiale di riutilizzo. Mi pare di ricordare anche dei tracciati di rifugianti aerei della Seconda Guerra Mondiale, sì. Sono altri elementi interessanti, sì, per la storia di questo posto. Certo, nella parte nord del resto eravamo a conoscenza, anche perché abbiamo le fotografie di quando furono realizzati. Mi ricorda quanto sono costati i lavori della piazza, del rifacimento? 600.000 euro, IVA esclusa, altrettanto la parte superiore, e quindi facendo le somme arriviamo a 1,2. Poi bisogna aggiungere IVA, attrezzature connesse, spese tecniche. Siamo l'architetto Paolo Sorrenti, Paolo Labua, Diario di Biella.